Expo Vending Sud 2023 continua. Ci troviamo allo stand di Geos Sicilia e siamo in compagnia di Nicola Zaniboni, il responsabile commerciale di Dispensa Zaniboni. Nicola, che gran piacere rivederci da vicino. Da vicino. Esatto, il piacere è tutto mio e tutto nostro di Dispensa Zaniboni, perché ritrovarci dopo qualche tempo e soprattutto qui in Sicilia, dove ci sono anche tanti clienti ma tanti amici anche, quindi è bello ritrovarsi, è bello vedersi, è bello riscoprire, ripartire, avere questa sensazione di ripartenza che è molto forte. Dopo 4 anni torna questa manifestazione che si era fermata a voi per la concomitanza con Venditalia 2022, voi per i 2 anni precedenti il Covid, l'emergenza pandemica. Facciamo un riepilogo non degli ultimi 4 anni, ma della storia di Dispensa Zaniboni in un minuto. Come nasce Dispensa Zaniboni? Ma noi quest'anno compiamo 15 anni, quindi siamo diventati dei ragazzini in questo senso, però la nostra è una storia di esperienza vissuta nel mondo alimentare anche in precedenza, quindi quello che io chiamo la nostra vita precedente. Noi veniamo da un'azienda, avevamo un'azienda nel mondo dei salumi, di produzione, e per noi è stato molto importante, è stata una scuola, è stata una palestra per capire anche questo, il mondo alimentare, in che modo si potesse evolvere. E abbiamo iniziato, quando abbiamo terminato il nostro ciclo con la nostra azienda, abbiamo iniziato da un prodotto che era un panino col salame, quindi diciamo un retaggio anche culturale, se vogliamo, che viene da questa esperienza precedente. E abbiamo iniziato col vending, perché il vending è un settore in espansione, un settore che, in cui vedevamo anche dei margini di crescita e di sviluppo molto molto interessanti, e quindi abbiamo iniziato con un prodotto, poi ne abbiamo aggiunti degli altri, abbiamo cercato, conoscendo la gente del vending, quindi conoscendo i gestori, conoscendo tutti coloro che vivevano questo mondo, abbiamo raccolto idee, raccolto informazioni, e le idee le abbiamo trasformate poi in prodotti, le abbiamo trasformate in novità, e oggi stiamo puntando sempre di più su una selezione con il nostro marchio, con mettendoci la nostra faccia nelle proposte che noi facciamo, quindi una responsabilità in più, ma è, diciamo che abbiamo anche l'orgoglio di poterlo fare, quindi questo è importante. Ricordo molto bene questo primo prodotto e la visita di tuo fratello Luca, che si occupa del settore commerciale insieme a te, che mi proponeva, da buon gestore napoletano, il prodotto realizzato in Germania. E io sono stato in uno di quelli che hanno creduto in questo prodotto, dando credito sia a voi che al prodotto e spingendolo, proponendolo agli utenti della distribuzione automatica, ai consumatori finali. Oggi, dopo 15 anni, Dispensa Zaniboni, possiamo dirlo senza alcun dubbio, rappresenta il più grande hub italiano per la fornitura in ambito distribuzione automatica, quindi vending e Horeca, per questi due settori. Quante sono le referenze a catalogo oggi? Oggi abbiamo oltre 200 referenze, però hai parlato bene, proprio il consumatore finale. Per noi la partenza è quella, è capire le esigenze, i fabbisogni del consumatore e perché si avvicina al vending, che cosa può dare il vending e qual è la promessa che può mantenere il vending. Per noi è fondamentale poter proporre ai gestori dei prodotti che diano questo tipo di risposte. Quindi prodotti dolci, prodotti salati, prodotti per la pausa pranzo, quindi proteici. Prodotti proteici, oggi bisogna guardare le novità e soprattutto le tendenze di mercato, quindi le proteine, il free from, quindi parliamo
abbiamo dei senza glutine, dei senza lattosio, cioè tutta questa varietà di prodotti è importante perché il consumatore si sta muovendo molto velocemente, le tendenze stanno cambiando molto velocemente e noi dobbiamo andare di pari passo. I gestori devono andare di pari passo, quindi crescere anche nella loro proposta, anche con in termini di comunicazione, in termini di facilità proprio di accessibilità anche alle macchine. Il linguaggio, soprattutto per i ragazzi giovani, per il mondo giovane, è un linguaggio forse diverso e quindi va interpretato da questo punto di vista, nei prodotti e nei sistemi anche di somministrazione appunto da parte del vending. Quindi questo tutto è una filiera che si deve sviluppare e che deve ragionare secondo me proprio per il futuro, perché questo è il nostro futuro. Ecco, non dimentichiamo che voi vi siete aperti e proposti anche al settore dell'Horeca proprio per l'avvicinanza che i due comparti hanno avuto negli ultimi anni, e ne parleremo nel convegno che modererò proprio io nel pomeriggio di oggi, che trasmetteremo attraverso HorecaNews.it, Horeca TV, Vending TV e Vending News, i due canali che naturalmente, come dicevo, si avvicinano sempre di più. E dunque, Nicola, facciamo in modo che tutti coloro, che ormai sono sempre meno perché voi avete una rete di agenti fittissima, sì, che copre in modo estremamente capillare tutto il territorio nazionale, possa andare a richiedervi maggiori informazioni fornendo un indirizzo email. Allora, l'indirizzo email sicuramente è info@dispensazaniboni.it. Il nostro sito è www.dispensazaniboni.it, è un sito in cui si possono trovare sempre le novità, quindi aggiornato sempre con novità che sono tantissime. Noi ogni mese abbiamo una novità diversa, abbiamo una forma di comunicazione presso i nostri clienti, per cui con newsletter, con informativa, per cui diamo a loro tutti gli aggiornamenti sul nostro catalogo, sui nostri prodotti. E questo riteniamo che sia importante perché per l'assortimento, per un assortimento di una macchina, di un distributore, è fondamentale riuscire a creare questo tipo di aspettativa anche nei confronti dei consumatori, quindi avere le cose nuove nel mondo, nel vending, nella macchinetta, chiamiamola così. Ma anche sui banconi, sì, dei bar, certo, di coloro che espongono al pubblico. Sì. E sono prodotti d'impulso, quindi il bar sono diciamo lo sviluppo naturale dei nostri prodotti che quindi vanno al vending e vanno sui banchi dei bar, quindi questo lo vediamo, lo stiamo vedendo sviluppando la nostra vendita anche nei confronti dei grossisti dolciari, nei confronti di coloro appunto che portano questi prodotti ai bar, che hanno vissuto periodi molto bui con la pandemia, ma che oggi si stanno riprendendo molto velocemente, anche perché c'è questa voglia, questo desiderio dei consumatori di uscire e di trovare sempre qualcosa di nuovo anche all'esterno, ecco, per cui Nicola, allora io ti ringrazio per la collaborazione. Parleremo di Dispensa Zaniboni sul nuovo numero di Vending News, la rivista di informazione bimestrale destinata agli addetti ai lavori, distribuita in 8500 copie in Italia e all'estero. Grazie per la collaborazione. Grazie a voi e grazie a te soprattutto per il lavoro di comunicazione che stai facendo. Grazie.